Nel cuore del cattolicissimo Piemonte vive una piccola ma compatta minoranza religiosa, i Valdesi. Sono i lontani nipoti dei seguaci di Pietro Valdo, l'assertore di un utopistico e austero ritorno alle origini del cristianesimo. I Valdesi, cacciati dalla Francia, loro terra d'origine, qui a Torre Pellice si rifugiarono e da allora la piccola cittadina è considerata la capitale spirituale dei Valdesi, oggi sparsi in tutto il mondo. Edmondo De Amicis, che molto amò questa terra, la chiamò la Ginevra d'Italia per il suo acceso e intransigente spirito riformista. Al centro della cittadina il Tempio Valdese con la sua lineare architettura. Torre Pellice, tuttavia, non è il comune delle valli che conta la maggiore percentuale di valdesi. Qui essi sono solo il 50%, mentre nei paesi che a Torre fanno raggiera la loro percentuale è del 90%. Bobbio, Villar Pellice, Angrogna, Luserna sono nomi sacri ai valdesi, carichi di ricordi e di storia. Fra questi monti e in questi villaggi si svolsero i più sanguinosi combattimenti, le più accanite ed eroiche vicende di un piccolo popolo di montanari, ostinati difensori della loro fede e delle loro tradizioni, contro gli eserciti di Francia e del Piemonte. Possiamo seguire questa impari lotta nel piccolo museo valdese di Torre. Qui il tempo corre rapidamente indietro, all'epoca delle confische, degli esili, dei roghi. Sono le testimonianze di un'epoca di intolleranza che doveva durare in forma violenta per un secolo e mezzo, a partire dal 1559, quando Emanuele Filiberto cercò di riottenere l'unità religiosa nei suoi stati, compromessa dalla vivace propaganda dei riformisti. I villaggi furono saccheggiati, i piccoli templi valdesi dell'epoca, eccone una ricostruzione, devastati. I fedeli si rifugiarono nelle grotte per celebrare le loro funzioni, ma i valdesi non subirono rassegnati. Organizzandosi in una disperata difesa, risposero alle armi con le armi. Erano ormai dei fuorilegge, dei ribelli da snidare e da distruggere. Si iniziò così, anche nelle valli del Pellice, quel periodo che gli storici chiamano guerre di religione e che ebbe i suoi episodi più atroci nelle cosiddette Pasque piemontesi. Ma sangue chiama sangue. E in una regione che si presta mirabilmente alla guerriglia, la lotta fu lunga e crudele. Efferate rappresaglie vennero compiute da una parte come dall'altra. I valdesi adoperarono in questa lotta senza quartiere armi d'ogni tipo. E le vanghe, i forconi, le zappe, le falci divennero ordigni temibili nelle mani di gente decisa a tutto. Qui e lì tra le montagne semplici monumenti ricordano gli episodi salienti di questa impietosa guerra. Con venerazione sono ricordati i condottieri, Josué Janavel, Jean Léger, Enrico Arnaud, che si aprì con le armi la via del ritorno dall'esilio alla testa di 900 uomini. Poi, finalmente, vennero gli albori della tolleranza e si giunse alle patenti del 17 febbraio 1848, con le quali Carlo Alberto concedeva ai valdesi la cosiddetta emancipazione, che li ammise al godimento dei diritti civili e politici. Conquistata così duramente la pace, i valdesi si dedicarono a un'intensa opera di assistenza e di educazione e la cosiddetta Casa Valdese divenne il centro di coordinamento delle molte iniziative benefiche. Nato da una coraggiosa iniziativa di un giovane pastore di Luserna, Guglielmo Meil, che incominciò la sua opera benefica in due piccole e povere stanze, oggi il rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili è una delle più mirabili istituzioni che svolgono la loro attività sotto l'egida della Casa Valdese. Due sole condizioni sono poste per il ricovero: essere rifiutati dagli altri ospedali e non avere mezzi di sussistenza. Le difficoltà finanziarie di quest'opera, che si regge per i contributi di persone generose, non hanno mai fiaccato lo spirito e l'entusiasmo di quanti hanno deciso di dedicare la loro vita al sollievo della sofferenza altrui.
Qui approdano rottami umani, esseri per lo più vaganti nelle tenebre della demenza, ai quali si offre, oltre a un tetto, il dono inestimabile dell'umana solidarietà. Una luce di speranza in una lunga notte senza fine. Questa è Villa Olanda, un'altra istituzione benefica valdese, forse la più originale. Una volta la villa ospitava un albergo, ma poi fu trasformata in casa di ricovero e di riposo per russi bianchi. Qui hanno trovato una parola amica e una vita serena 52 superstiti della rivoluzione bolscevica dell'ottobre del 1917. Sono ex principi, duchi, ufficiali dello zar. Nessuno viene chiamato con il suo titolo. E i russi sembrano contenti di ciò. La vita passata è così lontana. E i dolori, le sofferenze di un tempo sbiadiscono in un ricordo sfumato che sa quasi di sogno. Al mondo vi sono soltanto due istituzioni del genere, questa di Villa Olanda e un'altra in Francia. Grande nei valdesi è il rispetto per le persone anziane. È quasi un culto. Essi ritengono che dopo una lunga vita dedicata al lavoro, tutti abbiano diritto a una vecchiaia serena. Per questo i valdesi hanno fondato una casa di riposo per canonichesse. Donne che hanno messo la loro vita al servizio degli altri, mosse solo dalla fede, e che corrispondono in un certo senso, anche se l'accostamento è un po' forzato, alle suore cattoliche. A Prali, una delle località più amene della regione, sorge il centro comunitario valdese di Agape, che costituisce oltretutto una interessante soluzione architettonica funzionale. Ospita giovani di tutto il mondo e di ogni confessione cristiana, evangelici, cattolici, ortodossi. Giungono ad Agape per conoscersi meglio e cercare insieme, in un clima di buona volontà, di far convergere le strade parallele e diverse che portano al grande messaggio di colui che accettò di farsi uomo. Il complesso è stato costruito con grande povertà di mezzi, grazie a un campo di lavoro volontario, che ha voluto edificare questo villaggio subito dopo l'ultima guerra, come atto di riparazione cristiana. Ed ancora oggi si continua a costruire. Sono gli stessi giovani ospiti che lavorano per ampliare il villaggio, con la sola grande soddisfazione di contribuire allo sviluppo di un'opera destinata alle esigenze dello spirito. Sui verdi prati di Agape, attraverso discussioni collettive, si arriva a un superamento delle rispettive posizioni confessionali. Un superamento che non comporti tuttavia una rinuncia alla propria fede. La causa dell'unità dei cristiani, tanto cara a Giovanni XXIII III, una figura profondamente rispettata dai valdesi, si serve, si afferma ad Agape, restando fedeli a se stessi. Oggi in queste valli regna la pace, la fede, la concordia e la comprensione. Una concordia e una comprensione che cattolici e valdesi hanno ritrovato proprio qui, fra questi monti, nel periodo della dura lotta partigiana. Le valli hanno conosciuto ancora una volta i massacri e le persecuzioni, ma non per una lotta religiosa, bensì per una battaglia contro la cieca sopraffazione. E stavolta valdesi e cattolici combattevano dalla stessa parte. Così, le due religioni vivono oggi a Torre Pellice, rispettandosi e stimandosi vicendevolmente. Gli uomini praticano culti diversi, ma dentro e fuori dei luoghi sacri, si ritrovano e si sentono fratelli, perché il fondamento della loro fede li accomuna nella legge d'amore del Cristo che tutti li unisce.